Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo è il video dei prodotti finiti, quindi è il nostro appuntamento mensile. Questo è il mese di ottobre. Inizio qui che ho il mio pacchettino strapieno di prodotti. Allora, sicuramente avrete notato un cambiamento. È più luminoso, ho cambiato sfondo, quindi spero vi piace, fatemi sapere giù nei commenti tutto, perché come sapete io vi leggo, vi rispondo, quindi mettete anche un pollice in su se questa tipologia di video vi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando di seguirmi su Instagram. Inizio subito, perché altrimenti inizio a parlare e non vi faccio vedere i prodotti. Il nostro pacco è questo qui, è strapieno questo mese. Quindi vediamo un poco. Allora, avvicino. Ho terminato proprio oggi queste penne integrale fonte di fibra della Barilla. Queste qui mi sono piaciute tantissimo, poi è una confezione da 500 grammi e mi è durata tanto. Perché poi io cambio sempre, non mangio sempre la stessa pasta, poi ci sono giorni che alterno, un po' come sto con la testolina. E quindi io queste qui ve le consiglio, come ben sapete, io mangio sempre integrale, soprattutto la pasta, la preferisco integrale. E devo dire che queste qua della Barilla non si sentono, ci sono alcuni tipi di pasta che si sentono tantissimo, proprio integrale, integrale, invece queste qui sono al punto giusto, quindi approvate. Buttiamo a terra, come sempre. I miei capelli stanno facendo tipo shum, perché li ho appena piastrati e quindi adesso si stanno elettrizzando, ma vabbè. Poi ho terminato queste qua prime pappe ed è una crema di riso. Eccola qui. Allora, volevo parlarvi di questa crema di riso. Io l'ho acquistata all'Eurospin, quindi è un marchio che trovate all'Eurospin nel reparto bambini. Io ho provato quella là della Plasmon, ho provato anche quella là della Mellin, se non mi sbaglio, sì, così si chiama, sempre marchio bambini, però quelli, essendo che sono i due brand, i due marchi molto famosi per i bimbi, costicchiano un po' di più. Quindi io vi propongo questa alternativa, che è una crema di riso, l'ho acquistata all'Eurospin biologico, è 200 grammi, e questa qui costa 1,90 euro, 2 euro, non mi ricordo, però chi ha visto i miei vecchi svuota la spesa Eurospin l'avrà sicuramente vista e io avrò scritto anche il prezzo. Però io l'ho presa perché volevo provare qualche alternativa, eppure perché il prezzo comunque ci conveniva. E io questa qui ve la promuovo perché ha ottimi valori nutrizionali, è anche buona, cioè è una semplice crema di riso, quindi approvata. Poi. Ho qui due pacchi, oddio questo capello, entra e esce di qua, ho due pacchi di gallette. Allora, questo qui è marchio Amo Essere Biologico Fior di Natura ed è, le ho acquistate all'Eurospin. Invece queste qui le ho acquistate al Lidl e sono marchio Sunday e queste qui sono entrambe gallette di riso. Di solito, per chi segue i miei prodotti finiti, non faccio vedere mai le gallette perché bene o male, cioè, sono tutte buone, però stavolta ve le faccio vedere e vi dico anche perché ve le faccio vedere. Allora, le mie preferite sono queste perché sono molto più croccanti, sono anche un pochino più doppie, però sono buone. Per chi mi segue su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, così quando parlo voi già sapete di cosa sto parlando. Per chi mi segue su Instagram sa che io adoro la mattina, oltre a fare colazione con il porridge, adoro anche le gallette con yogurt greco dolcificato con banana e burro d'arachidi, c'è la droga, e poi si va a scuola con una bella carica. E quindi io vi consiglio queste qui perché sono più spesse, proprio a sapore, a gusto, sono molto più buone. Allora, queste qui sono 150 grammi e costano 80 centesimi, quindi approvate. Invece queste qui sono 130 grammi e costano 48 centesimi. Sì ragazzi, i prezzi delle gallette me le ricordo perché io acquisto gallette a volontà. Però devo dire che anche queste
sono più sottili e un pochino più secche rispetto a queste altre qui si faccio qua, perché le ho buttate a terra. Sono un po' più secche, però devo dire che allo stesso tempo, cioè, sono buone. Preferisco quelle, ma se mi trovo al Lidl per il prezzo che hanno, per l'uso che ne faccio io, quindi a volontà, comunque hanno ottimi valori, sono, cioè, sono buone, alla fine sono mangiabili e quindi sì, se mi ritrovo al Lidl le acquisto, anzi faccio anche scorto, tanto mi trovo lì, da una sola parte compro le gallette, le prendo lì. Ed ecco qui, è finito il nostro gallettano, hashtag gallettano. Quindi chi è arrivato a questa parte del video, hashtag gallettano. Poi, qui ho tante barrette. Come sempre io vi lascio le foto, i valori, tutto, perché io faccio le cose per bene. Allora, un'altra scatola, sì, andiamo con le scatole. Ho finito questi due muffin, chocolate muffin, marchio Prozis. Questi sono la droga. Allora, sono uguali, però con ottimi ingredienti e ottimi valori, ottimi veramente valori, sono uguali ai plum cake della Mulino Bianco, però hanno il gusto cioccolato. Io non so se la Mulino Bianco ha fatto anch'essi i plum cake a gusto cioccolato, ma loro l'hanno fatto e hanno ingarrato. Cioè, top. L'hanno fatti anche gusto mela, anche quelli là vegani, senza glutine. E quindi anche quelli devo provare. Quindi adesso ho preso questo a cioccolato e sono una dipendenza. Quindi mi raccomando, acquistate il pacco da 2, ma il pacco da 6, perché sono una droga. Quindi mi raccomando. Sto scherzando. Comunque sono buonissimi, io ve li consiglio. Questi qui non mi dilungo, anche se ho già fatto 2 minuti solo a parlare di questi, ma ci sta, quando un prodotto è buono anche 10 minuti non sono mai abbastanza. Per chi ha seguito il mio primo vlog, il primo vlog che vi è piaciuto tanto, quindi vi ringrazio che vi è piaciuto, io questi qui li abbiamo assaggiati insieme, sono top. Quindi, poi, ho finito questa zuppa di farro, buoni di natura da sempre, qualità garantita. Questa qui l'ho acquistata all'Eurospin. Allora, apro una bella parentesi su questa zuppa qui, l'ho detto che è una zuppa di farro. Allora, per i primi tempi mi è piaciuta tantissimo. Però dopo, riacquistandola, l'ultima volta che l'ho provata, cioè che l'ho mangiata, ho detto no. Io pensate che non l'ho neanche finita di mangiare, e io che non finisco di mangiare qualcosa, per chi mi conosce, è grave. Però io non la riuscivo a finire perché ci stavano i pezzetti dentro, cioè di pietra, non si capiva, però no, perché? Cioè, mamma ha detto che erano dei chicchi forse un po' più duri, però c'è, cioè, era proprio pietra, infatti mi stavo spezzando un dente, ho fatto no. Quindi questo sta così, non è così, sta così, però sta più inclinato verso giù, quindi no, non la riacquisto, perché io le cose che scricchiolano in bocca, tipo terreno, sabbia, tipo anche nel pesce, tipo se io prendo un po' di sabbia, tipo nelle vongole, io non mangio. Cioè, l'unico mio vizio, poi mi fa schifo, cioè è più forte di me, e quindi sono fatta così. Poi ho finito queste mini gallette di mais biologiche. Per chi si ricorda lo svuota la spesa Auchan, se le ricorda, io adesso le ho provate nel mese di ottobre, e devo dire che se vi trovate all'Auchan, sono queste qui, un pacchettino mini, io ve le consiglio, perché di solito capita che, tipo come io, non ho a portata di mano, perché le ho finite, le barrette proteiche, e quindi mi devono arrivare dal sito Prozis. Però ci sono questi pacchettini da 50 grammi, costano su 90 centesimi, 1 euro, però alla fine sono validi, perché se ci dobbiamo prendere una cosa un po' schifettuccia nelle macchinette, uno ha a portata di mano queste mini gallette. E ok, quindi io queste qui ve le consiglio, sono biologiche, vabbè, sono semplici gallette, sono piccole, sono belle, quindi è buone. A
approvate. Poi ho terminato questo Protein Milk Prozis, gusto vaniglia, sono 333 ml ed è un latte proteico alla vaniglia. Allora, io vi ho recensito quello lì a cioccolato, era buono ma non era... Stavo un po', sì, lo ricompro perché mi è piaciuto, però non mi dava quella carica per dire oh mio Dio, prodotto del secolo, no. Invece questo qui, io devo dire alla vaniglia, io che schifo la vaniglia, però devo dire che mi è piaciuto, infatti se devo riacquistare qualcuno dei due, lo riacquisto sicuramente questo qui alla vaniglia. Sto guardando qui, io tenevo questo qui al cioccolato, sto guardando qui che c'è anche quello là a fragola, quindi il prossimo sicuramente riacquisterò questo alla vaniglia, ma anche quello a fragola. E quindi questo qui è promosso. Adesso, fatemi vedere, no, ancora no. Ci conserviamo le barrette per ultimo. Allora, ho provato questo qui, che ve l'ho fatto vedere nello svuota la spesa Lidl, ed è lo Skyr, Skyr, però secondo me si legge Skyr, quindi io dico Skyr, c'è chi dice Skyr, chiamatelo come lo volete, comunque è questo. Questo qui è al lampone, vi dissi che aveva una percentuale di zucchero in più, però io ho assaggiato questo yogurt greco al lampone e mi sono innamorata. Mi sono innamorata. Devo dire che era dolce, ma allo stesso tempo aveva quel retrogusto di yogurt greco, quindi quell'amaro dolce, una fusione che adoro. Infatti, e questo qui l'ho mangiato con i muesli, e cioè una bomba. Io ancora guardo questa, questo, come si chiama? Questo yogurt, proprio sulla carta. E mi viene in mente quella sera che io avevo voglia di qualcosa di dolce, ho trovato quello e top. Quindi io vi consiglio di prenderli perché hanno una scemenza di zucchero, cioè 4 grammi di zucchero, 2 grammi in più dello semplice yogurt greco. Quindi io vi consiglio di prenderli perché quando la sera avete, qualche sera che capita, chi come noi fa comunque questa alimentazione, capita che ha bisogno, vuole qualcosa di dolce, anche per noi donnette in quella fase di... Per le donnette già mi hanno capito le donne. Comunque, e abbiamo voglia di qualcosa di dolce, questo è l'ideale da avere in frigo, che uno non sgarra, si mangia uno yogurt, ma allo stesso tempo è contento che si è mangiato qualcosa di dolce. Quindi io questo qui, appena vado al Lidl, prendo anche gli altri gusti e anche questo qui. Quindi doppi pollici perché è buonissimo. Poi, oggi non mi vengono le parole. Sempre nel marchio Milbono ho finito questo formaggio fresco quark magro senza grassi. Eccolo qui. Allora, io avevo delle aspettative basse, cioè io sono partita perché anche una ragazza mi ha scritto che mi ha fatto letteralmente cagare. Io ero un po' scettica perché a me non piace il formaggio, quindi quando ho letto formaggio così... Sì, è un po' un controsenso, mi piace la Philadelphia, non mi piace il formaggio, ma vabbè, quelli sono dettagli. Però ero un po' scettico, infatti io sto coso lo apro e non lo mangio. Invece devo dire che è diventata la mia nuova dipendenza, perché l'ho aperto ed è buono, l'ho provato e mi piace. Quindi Lidl sarà anche una prossima acquirente di tutto lo scaffale di formaggio quark magro. Quindi io questo qui, se vi trovate a Lidl, acquistatelo perché... Acquistatelo perché ha degli ottimi valori nutrizionali ed è anche buono. Quindi ci piace. Poi ho finito questi beagle. Questi bagel. Mi sono dimenticata come si diceva. Va bene, questi qui, vi lascio la foto anche di questi. E io questo qui è... Allora, aspettate che ne tengo due. Allora, questo qui è multicereale. Bagel, se mi sbaglio si chiamano. Sempre marchio Prozis. Questo è multicereale, non mi ha fatto impazzire perché sopra i semini erano un po' tipo sfumati, tipo aperti lì, dimenticati, arrivederci.
e dopo un anno, oh, me ne tengo quello, aspetta, e si sente che è brutto, quindi questa è la descrizione, e quindi questo qui non lo riacquisterò, questo qua multigrain, multicereale, no, quindi non lo acquisterò, però uno che mi è piaciuto, questo qui è Carob, vabbè, comunque questo qui tipo integrale, fibre. Questo qui invece mi è piaciuto, quindi questo qui lo riacquisto sicuramente. Adesso andiamo alle barrette. Allora, andiamo un po' a caso. Allora, questa, fatemi vedere se è questa. Sì, una sola ne ho provato. Allora, queste qui ne tengo due. Allora, questa non mi è piaciuta. Qual è che non mi è piaciuta? Allora, io queste non mi ricordo completamente, quindi devo fare, perché le ho finite queste qua a inizio mese, quindi non mi ricordo. Quindi sicuramente vi lascio le foto qui con tutto. Comunque, quindi non commento, però mi sembra che una delle due non mi è piaciuta, non mi ricordo quale. Comunque questa qui è Zero Snack Cinnamon Roll, se non mi sbaglio proprio questa mi ha fatto schifo. Questa qui gusto cannella, sono le barrette Proteico e Zero Snack. Invece questa qui è la Diet, sempre gusto Cinnamon Roll. Eccola qui, oh. Però questa mi ha fatto cagare, sì, perché muove, schifosa, cioè io lo dico in faccia, fa schifo questa. Invece questa qua non mi ricordo, quindi, ma voi già avrete visto tutto. Poi, ho finito, mi sono uccisa. Questa qui è una Hotain White Chocolate Strawberry, cioccolato bianco e a fragole. Cioè, questa è stupenda, anche di questo ho fatto, perché questa qui l'abbiamo assaggiata insieme su Instagram, quindi ho anche video, quindi non mi dilungo in chiacchiere, vi lascio ai video di questa qui. Scusatemi, i capelli e tutto, ma prima di iniziarmi a preparare per uscire, tenevo un po' fame, quindi volevo provare con voi questa qui. È una barretta proteica Hotain White Chocolate Strawberry, quindi assaggiamo. Ok, si presenta così, cioè bellina proprio. Sembra tipo quelle caramelle a fragola, buona. Infatti, come vedete dentro c'è proprio questa parte chiara che è un ripieno di fragola. Oddio, sta buono. È un pochino dolce, però è strabuona. È una coccola proprio che ci stava, quindi ti adoro. Un'altra barrettina che ho provato è questa qui, Energy Bar, sempre della Prodis, questa qui la presi con i punti, è 20 grammi gusto strawberry e limone. Allora, questa mi è piaciuta, allora dà quella carica in più di dolce, però non ha il gusto di fragole e limone, ma più che altro sa tipo di le paste, quelle là secche di mandorle, noi così le chiamiamo, però ve la consiglio per la carica di energia. Mi piace, da una bella carica di energia e ve la consiglio. Poi, ho finito, ho provato la Melty Gusto Brownie. Eccola qui, oh. Questa è stupenda, cioè è proprio bella come si presenta, gusto è eccezionale perché c'ha uno strato tipo di riso soffiato, se non si è lei, riso soffiato, e poi c'ha tipo uno strato di caramello, e poi si sente il brownie, è il paradiso sta cosa, è il paradiso! Quindi approvata.
Poi un'altra che mi è piaciuta è questa qui, Zero Snack Cookie Biscotto Cookie, non mi dilungo in chiacchiere. Questa qui mi è piaciuta. Ma no, questa faceva schifo. Questa faceva schifo. Power Bar, non l'acquistate? 52% di proteine. Cioè, puoi avere le proteine che vuoi, ma fai schifo. Fai schifo. E infatti, non solo a me non è piaciuta. Ho visto anche un po' di recensioni in giro che... Io l'ho presa perché? Per cambiare un po' marchio, coso, ma... Non cambiare mai la strada vecchia per quella nuova, si è sempre detto, ma vabbè, io devo provare per consigliare a voi, quindi faccio la cavia, quindi se muoio, muoio prima io. Comunque, questa qui non mi è piaciuta proprio. Allora, la descrizione che ho fatto su Instagram sembra il cioccolato, aprite l'uovo del cioccolato, rimanetela aperto in un mobile, dopo un paio di anni aprite il mobile, vi mangiate la cioccolata e proprio quel cioccolato... Cioccolato scadente, ma proprio scadente, scadente, scadente. Quindi questa qua fa schifo. Infine ho finito quest'altra qui, oh. Questa me la ricordo. Però questa qui è cioccolatetto. Poi vi scrivo tutto perché devo andare a fare un ripassino su Instagram. Questa qui, oh. E per finire chiudiamo in bellezza la Zero Bar Peanut Butter da 40 grammi. Queste qui, oh, acquistatele perché sono buonissime, soprattutto questa era eccezionale. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi ricordo di spolliciare, mi raccomando. Vi lascio un grande bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!